Partendo dai protagonisti, siamo al quarto film dopo diciamo decine di concerti, una serie TV, migliaia di video su YouTube. Quindi avete varie modalità di spettacolo. C'è una di queste che preferite e che non deve essere per forza quella con cui avete, insomma, esordito? Beh, sicuramente la nostra più grande passione è la musica. Infatti, fin da quando eravamo adolescenti, cantiamo e suoniamo, io suonavo in una band e cantavo, tuttora suono la chitarra e canto. E infatti proprio la musica è al centro di questo nuovo film. Infatti abbiamo voluto espandere il nostro repertorio aggiungendo ben 5 canzoni, che questa volta abbiamo integrato nel film quasi come un musical, dove non cantiamo soltanto noi protagonisti, ma anche altri personaggi del film, quasi tutti hanno una propria canzone. E questo in più ovviamente è stato permesso dall'ultimo tour che abbiamo fatto, l'ultimo spettacolo, concerto, dove abbiamo riscoperto questa enorme passione che ovviamente già avevamo, ma che avendo questo contatto col pubblico ci ha divertito tantissimo e che infatti il prossimo anno rifaremo, cioè quest'anno in realtà, Eh sì. 2023, solo che è strano parlare del nuovo anno. E questo quarto film in particolare, oltre ad essere insomma quasi un vero e proprio musical, diciamo è un film d'avventura in un certo senso che arriva in luoghi inesplorati e racconta anche qualcosa di più al pubblico. In questo film abbiamo cercato di raccontare un argomento abbastanza importante in questo momento, che è quello che riguarda l'ecologia, la salvaguardia del mondo, raccontandolo ovviamente con il linguaggio di lui e Sophie, cercando di raccontare ai bambini che cosa un po' sta succedendo, no? Infatti c'è questa cattiva che cerca di desertificare il mondo. E a proteggere, gli unici a proteggerli sono questa tribù che abita nella giungla, che protegge la natura cercando di rallentare un po' quello che poi succede nella vita quotidiana, cioè il fatto che ci sia tutto questo consumismo, queste industrie. Ovviamente tutto questo raccontato con il sorriso, con le canzoni e con La i freschezza. colori dei Me contro te. Diciamo che il vostro target è quello dei giovanissimi, no? Dei bambini che vi adorano, vi vedono come degli idoli, quasi forse proprio come dei modelli di ispirazione. Secondo voi perché siete così tanto amati da questo pubblico, insomma, giovanissimo? In realtà tuttora in parte ce lo chiediamo anche noi, perché quando abbiamo iniziato a realizzare i nostri video non avevamo in mente di intercettare un target in particolare, cioè noi semplicemente l'abbiamo fatti come ci divertiva fare. E poi col tempo sono stati intercettati dai più piccoli che si sono affezionati e hanno iniziato a seguirci probabilmente per il nostro carattere, il nostro modo di fare genuino e spontaneo. Infatti abbiamo sempre avuto la fortuna di fare ciò che ci divertiva e non abbiamo mai realizzato dei contenuti perché dovevamo realizzarli. E probabilmente questa spontaneità è proprio quello che piace di più a chi ci segue. Ok, un'ultima domanda. Diciamo, gli youtuber, così come gli influencer, vivono un po' a volte una doppia vita, una dimensione più pubblica e più privata. Voi come vivete questa situazione? Se ci sono dei pro e dei contro? Se... Nel nostro caso è un po' diverso rispetto agli altri influencer perché con tutti i progetti che abbiamo in corso, come il film, piuttosto che la serie TV, il nostro tour, Me contro te rappresenta il 99% della nostra giornata. Quindi in realtà non è come si pensa, non abbiamo un'altra vita parallela, ma la nostra vita è proprio quello che mostriamo. Per lo più nei nostri video e in tutto ciò che facciamo raccontiamo delle storie che puntano a intrattenere ovviamente i più piccoli e che li possano divertire. Quindi la nostra vita praticamente è fatta veramente di colori, sfide, slime e viaggi in giro per il mondo alla ricerca della fonte della vita, come in questo caso. Ok, grazie mille. Grazie a te. Grazie.